Ciao a tutti da Mario Carboni, in questa lezione vedremo la tarantella calabrese, vedremo la prima pagina e la studieremo insieme. È tratta dal metodo, insomma, per tarantella calabrese volume 1. In totale sono tre metodi, però ovviamente qua vediamo il primo metodo. Andremo per gradi, studieremo insieme, insomma. Quindi questa prima pagina è così. E continuo ovviamente, però passiamo allo studio. Ovviamente va affrontata con calma, con tempo. Bisogna fare prima gli esercizi che sono contenuti in questo libro, nella prima parte, quindi altrimenti è inutile avventurarsi nell'eseguirla. Però cerchiamo di fare un po' di chiarezza, almeno insomma, a livello tecnico. Spesso viene utilizzato un organetto, diciamo, particolare, insomma, con suoni flautati, però questo già l'ho detto in altri video, però lo ripeto, lo ribadisco, però va bene anche un organetto normale. Sicuramente, insomma, con uno con suoni naturali, quindi flautati, insomma, ha un suono più caratteristico calabrese, insomma. Quando riguarda la mano destra, per quanto riguarda la mano destra abbiamo dei legati, quindi affrontiamo prima la mano destra, quindi note molto legate. Quindi ricordiamo che la sinistra effettua quell'effetto bordone, quindi quel continuo riempimento, insomma, ritmico, quindi un ostinato, e la mano destra effettua dei legati. Però passiamo direttamente allo studio. Queste prime note a chiudere sono queste. Quinta posizione a chiudere, 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato, 3, il contrario, quindi prima 3, 2 cerchiato, 4, sempre a chiudere. Poi il contrario, 4, 2 cerchiato, 3. Le prime tre note sono queste. Cerchiamo di legarle, non fate. Quindi legate, entrate insomma nell'ottica di questo brano, quindi immergetevi nel folklore, diciamo, calabrese, quindi ricordate, note molto legate, quindi chiaro? Quindi questo. 3, 2 cerchiato, 4. Io ora mi fermo, non dovrei fermarmi. 4, 2 cerchiato, 3. Allontano le dita per farvi vedere, cioè sposto le altre dita per farvi vedere i tasti da premere. Voi non dovete fare questo, dovete fare questo. Questo. Chiaro? Quindi così dovete suonare. Io sposto le altre dita giusto per, insomma, per farvi vedere meglio, insomma, i tasti da premere. Quindi 3, 2 cerchiato, 4, poi 4. 2 cerchiato, 3. Ripetiamo questo di nuovo, a chiudere. 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato, 3. Metto il video in pausa, anzi mettete voi il video in pausa. Queste note all'inizio dovete fare, questi qua, ve le metto in video così potete studiarle. Queste 6 note a chiudere, fatelo per una mezz'oretta. Fate un fermo immagine, ve lo studiate. Bene, l'avete fatto. E uscirà così alla fine. Vi ricordo il legato, non fate come le altre tarantelle. Questo. Questa è un'altra cosa che va bene in altri generi musicali. Quindi queste molto legate le note, così. Chiaro? Quindi non staccate, questo è lo staccato che non va bene. Quello che dobbiamo fare qui è un legato. Per capirci, tra una nota e l'altra non deve esserci nessuna pausa, quindi nessuno spazio, nessun silenzio, non questo. Così non va bene, ma è questo. E questo lo rivedete per ora molto. Cercate ora innanzitutto di legarle, abbiamo fatto tre note alla volta queste. Poi le altre tre. Quindi a chiudere 3, 2 cerchiato, 4, poi abbiamo fatto 4, 2 cerchiato, 3, che ormai avete memorizzato dopo averle fatto un'ora, benissimo. E dobbiamo cercare di non fermarci tra questo primo blocco e il secondo blocco, quindi dovete fare questo. Il ribattuto, questo. Il tasto dovete sollevarlo quasi niente, non fate, non fate. Non questo, non sollevate questo. Metto di lato, giusto per... Diciamo, il dito non deve alzarsi dal tasto, non si deve staccare dal tasto, non fate... Ma fate queste
esercizio. Chiaro, non ta-ta staccato, ma fate questo esercizio per 5 minuti. Bene, l'avete fatto. Ora avete capito che 4 e 4 è così. E leghiamo tutte queste 6 note, le prime 3 alle seconde 3, quindi. E uscirà questo. Continuate a fare questo. Ancora. Ripetete sempre questo. Questo potete farlo come esercizio sia aprire che a chiudere come esercizio, quindi non leggendo perché è a chiudere, ma come esercizio prendete queste 6 note, le seguite prima a chiudere, magari ancora a chiudere se c'è mantice, non è questo il caso, però vabbè, proviamo. Le facciamo aprire. Per chi ha difficoltà, si confonde facendolo ad aprire, può continuare sempre a chiudere, si ferma un po', riapre il mantice, ripete. Chiaro? Quindi andiamo avanti. Dopo questo, andiamo avanti. Le note successive sono 5 e 2 cerchiato in sesta posizione ad aprire. Quindi 5, 2 cerchiato lunghi. Chiaro? Quindi 5, 2 cerchiato lunghi. Sesta posizione ad aprire. Il 5 e 2 cerchiato lunghi. Bene. Ora leghiamo quelle 6 note di prima a questo. Quindi. Non facciamo, evitiamo di fermarci tra le 6 note e queste due, quindi non facciamo questo. In fase di studio possiamo farlo, possiamo fare questo. Inizialmente potete farlo, però una volta memorizzato, diciamo lo spostamento, cercate di legarli, quindi deve uscire tutto un legato, questo, eh. E vi studiate solo questa legatura, cioè dal 3 che è l'ultima nota a chiudere, vi faccio vedere sul video, così forse è più semplice. Vi dovete legare il 3 che è questa ultima nota a chiudere in sesta posizione, il 5 e il 2 cerchiato lungo, chiaro? Dovete farvi una decina di minuti questo, quindi il 3 a chiudere l'ultima nota delle 6 che abbiamo fatto prima e 5 e 2 ad aprire, diciamo, le note successive, quindi ta ta l'effetto il 3 a chiudere 5 e 2 ad aprire, fatelo per 10 minuti questo. Ancora. Bene, ripetetelo. Bene, l'avete fatto, avete messo in pausa il video, l'avete fatto per 10 minuti. Bene, bentornati. E ora ascoltiamo, diciamo, queste 6 note, le prime 6 note con queste due note premute insieme. Sarà così. Aggiungiamo 4 e 3 sempre lunghi ad aprire e 3 e 2 a chiudere. Quindi lasciamo perdere ora magari quelle prime 6 note e impariamo solo queste note lunghe. Abbiamo 5 e 2 ad aprire lungo, 4 e 3 legate, quindi 5 e 2 deve essere legato a 4 e 3, cioè non fate e poi 3 e 2 a chiudere, non così. Inizialmente può andare bene, cioè 5 e 2 memorizzate, poi memorizzate 4 e 3 ad aprire sempre lunghe e 3 e 2 a chiudere. Ancora queste, fate per 10 minuti, memorizziamo le prime 5 e 2 cerchiato ad aprire lunghe, poi 4 e 3 sempre ad aprire lunghe, 3 e 2 a chiudere lunghe, di nuovo 5 e 2 ad aprire lunghe, 4 e 3 lunghe, 3 e 2 a chiudere lunghe. Mettete in pausa e ripetetelo per 10 minuti. E quindi è questo che dovete fare, lo metto in video, queste 3 note. È uscita un po' non precisa. Vabbè, questa ad aprire, 5 2 cerchiate ad aprire, 4 e 3 ad aprire, 3 2 a chiudere lunghe. Ripetetele per 10 minuti, un quarto d'ora. Bene, bentornati, avete fatto ciò che vi ho detto, se non per andare avanti per voi, avrete solo una grande confusione. Magari pensate di aver imparato il brano, ma non avete sì capito mentalmente, ma non avete assimilato, che sono due cose diverse. Una cosa è capirla mentalmente, una cosa è assimilarla. Quindi è come andare in palestra, qualcuno ci dice, l'istruttore ci dirà magari, fai
fai 100 esercizi, dici, vabbè, l'ho capiti, vabbè, posso anche non farli, basta, li ho capiti, già li so fare. No, bisogna farli per arrivare a un determinato, insomma, traguardo, quindi traguardo, insomma, o obiettivo. Quindi però passiamo a noi, l'avete fatti, quindi 5-2, cerchiato 4-3 e 3-2 a chiudere. La cosa importante ora è legare queste note, quindi tra una, diciamo, una nota e l'altra non deve esserci nessuno spazio, quindi nessuna pausa. Quindi anche nella chiusura del mantice, questo 4 e 3 deve essere coordinato, la chiusura veloce subito con 3 e 2. Quindi, e ripetete queste tre note, legandole però. Ancora questo 5-2 cerchiato, lunghe, legate, ora 4-3, tiriamo sempre premuto, 3-2 a chiudere, ora lunghe e legate. Il terzo dito posso continuare a tenerlo premuto perché nell'invertire il mantice già cambierà nota, quindi premo sul 2, però chi ha difficoltà le ribatte, insomma. Quindi 5-2 cerchiate, aprire, 3-2 a chiudere e fate per un'oretta questo. Il consiglio ora qual è? È di non alzare le dita, quindi non fare questo movimento, ma più tenete le dita basse, incollate ai tasti, più facile sarà fare questo legato, quindi imparerete a non alzare le dita così. È un esercizio importante questo, quindi non sollevate le dita, non fate, ma così. Note legate senza alzare le dita. E fate per un'oretta. Lunghe, legate, ora non alzate. E ripetete per un'oretta. Mettete in pausa e fatelo. Bene, l'avete fatto. Ora lo colleghiamo alle sei note dell'inizio. Quindi dall'inizio è così, a chiudere. 3, 2 cerchiato, 4. 4, 2 cerchiato, 3. Le prime sei note, quindi. Di nuovo questo, più lento. E lo ripetiamo ancora, dai. Ancora questo. Per un giorno può essere questo l'esercizio, solo queste poche note, cioè poche, queste note però suonate bene, non ha senso farla tutta in modo sbagliato. Ora però facciamo una cosa, visto che state vedendo questo video avete già imparato a mettere i bassi all'inizio, diciamo avete fatto gli esercizi dell'inizio, possiamo già iniziare a mettere i bassi su questo piccolo, insomma, pezzo. Quindi all'inizio c'è scritto proprio sotto, tieni premuti i bassi su queste note, tutte e due, quindi basso e accordo premuti. Le prime sei note, quindi sempre premuti i bassi accordi. Questo chiaro? Di nuovo. Ripetiamo questo e lo fate per 10 minuti. Ancora. Ancora questo, lo fate per 10 minuti così. Bene, mettete in pausa e fatelo. Ok, l'avete fatto e lo ripeto, andiamo avanti. Quindi andando avanti 5-2 cerchiato, metteremo, è inutile che vi ripeto, i bassi per la tarantella calabrese che sono diversi da tutti gli altri bassi, sono accordo, basso, accordo, quindi due volte questo. Vi invito a fare gli esercizi dell'inizio del libro, se state vedendo questo video senza fare quegli esercizi farete una grande confusione, quindi, quindi non proseguite a vedere questo video se non avete fatto i primi esercizi, che li trovate in questa playlist dove ci sta anche questo brano. Quindi ABA, di nuovo ABA, quindi 5-2 faremo questo, ABA, di nuovo ABA, quindi questo, 5-2 ancora premuto, di nuovo ABA. Sarà questo, quindi. Ancora questo. Ancora questo qua, lo ripetiamo. Quindi 5 e 2, cerco di
inquadrare meglio. Ancora questo, 5 e 2 cerchiate ad aprire, A, B, A, di nuovo A, B, A. Questo. Metto un metronomo, vi può aiutare come ritmica. Ta 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 ta. Abbassiamo un po' la velocità. Ecco qua, quindi faremo così. Chiaro? Abbasso un po' di più, così è più facile, perché lo 5 di cerchiato. Quindi sarà A, B, A, A, B, A. Ancora di più, dai, meglio farlo lento, così lo capite meglio. Quindi ancora questo. Ovviamente all'inizio non è che già sentirete la tarantella calabrese, ci vorrà tempo. Ancora 5 e 2. Stessa cosa fate su 4 e 3 ad aprire. Quindi è lento, mancherà spesso diciamo l'aria al mantice, ma non è un problema. 4 e 3 fate gli stessi bassi così, quindi 4 e 3. 3, 2 a chiudere uguale. Però cercate di farlo ora di seguito così, queste note, così quindi. Ancora questo, sito il metronomo. Bassi, mi raccomando, legati, quindi a bordone non fate, non servono a nulla così, quindi mi raccomando lo studio dell'inizio del metodo. E anche il battere, ricordatevi che inizia con l'accordo il battere. Quindi ci sono alcuni casi in cui non inizia con l'accordo, ma già l'ho spiegato in altre lezioni, non voglio essere ripetitivo, insomma. Quindi per chi ha questi dubbi si va a vedere un po' le lezioni precedenti che ho detto, se no dirò sempre le stesse cose. Quindi questo, quindi ripetiamo ora su 5 e 2, cerchiato ad aprire. Questo fatelo per, diciamo, un'ora, 2 ore, ecco qua, dovete fare queste note, 5, 2 cerchiate fino a qui, ripetetelo per un'ora, 2 ore, anche qualche giorno intero, fin quando uscirà da solo, fate gli esercizi dell'inizio, quindi una volta fatto uscirà così, faccio lentissimo, sempre così. Quindi note legate alla mano destra, bassi legati. Ho imparato bene questo, li lego alle note dell'inizio, che erano con i bassi tenuti, quindi. E quindi ripeterò tanto tempo questo. Ho messo il metronomo per farvi capire il batte, perché molti mi dicono, no, ma non sono i bassi, dovremmo farli a valzer. No, se pensate che i bassi siano a valzer, avete confuso la cadenza ritmica, quindi vi consiglio di non andare avanti perché state facendo tutt'altra cosa, quindi i bassi sono questi, ve lo posso garantire. Vabbè, l'ho spiegato anche in altri video, quindi ripeterete sempre questo per magari una settimana, inutile andare avanti, sarà. Lo fate lento però così, eh? Importante e preciso. Questo più lento. Rilassati con i bassi, ancora questo. Chiaro? Andando avanti, beh, andiamo avanti, sì. Allora, spero che l'avete fatto questo in una settimana e stiate ritornando ora su questo video, altrimenti ci sarà un po' di confusione. L'ultima battuta di questo primo rigo, abbiamo 2 volte il 2 cerchiato, 4 e 3 poi, e faremo sempre legate, non fate, questa è un'altra cosa, quindi queste sono staccate, ma dobbiamo fare il contrario, il legato. Quindi dito si alza quasi niente, cioè deve stare semicollato al tasto.
Fate questo esercizio col dito incollato al tasto. Dovete sentire sotto il polpastrello che non si stacca dal tasto, quindi fate casa, casa. Anche se qualche nota sfugge, è importante che non si solleva dal tasto, questo. Fatelo per 10 minuti e non l'avete fatto, quindi poi la stessa cosa vale per 4 e 3, quarto e terzo dito a chiudere. Non questo, non staccato, ma legato questo, quindi. Casa, casa, non pappa, perché pappa è la stessa ritmica, però la differenza sono legati, quindi pensiamo casa, 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 è una parola più legata, casa, casa, quindi. Oppure cara, cara, puro, sì. Mi attengo a Dal Croce, che insomma, un pedagogista svizzero che insomma, riteneva che, giustamente, la pedagogia musicale. Le parole sono le cose che abbiamo imparato, insomma, per prima, quindi a parte il camminare, quindi la lallazione e altre cose. Non andiamo in aspetti tecnici, voglio dire alcune cose, insomma, più semplici possibili, che devono essere capite da tutti, quindi. Le parole sono tra le cose che facciamo da tantissimi anni, quindi legare un'esperienza nuova a qualcosa che già abbiamo interiorizzato diventa più semplice apprenderla. Per questo utilizziamo le parole. Quindi è questo. Quindi cara, cara, possiamo fare cara, cara. Questo lo fate aprire e chiudere come esercizio. Non fate. Questa è proprio un'altra cosa, quindi legatissime. No, non staccate, che spesso vedo molti che alla fine la fanno così. È un'altra cosa, non state seguendo, diciamo, la peculiarità di questo brano che esige, diciamo, una tecnica diversa da altre tarantelle. Quindi o la fate così o non è così. Diciamo un po' come i piatti tipici, cioè molte volte, quindi o si seguono quelle caratteristiche della tipicità di quella portata, altrimenti sì, sarà anche, diciamo, un ottimo piatto, ma è un'altra cosa, quindi chiaro? Quindi a chiudere queste note. Due volte due cerchiato, casa, casa, o cara, cara, quindi cara, cara, ancora. Sono queste note qua, ve le metto in video, ve le studiate, queste qua. A chiudere, chiaro? Fatele a chiudere, sono queste. Fatele per 2 o 3 ore. Sì, magari un giorno potete fare solo queste. Fatte bene, tenendo le dita basse, insomma, seguendo le indicazioni che vi ho detto prima, quindi. Ancora questo, ancora, bene, l'avete fatto, dobbiamo solo aggiungere ad aprire il 4 e 3, quindi possiamo, vabbè, ripetiamo 4 e 3 ad aprire, non è un problema, per chi non incontra difficoltà può fare questo, 4 e 3 già è premuto a chiudere, inverte solo il mantice. E otterrà già le note successive che sono lunghissime, quindi è questo, eh. Oppure le ribatte, se ha difficoltà può ribattere 4 e 3, non è un problema, così. Ancora. Ancora. Può ribatterle, di nuovo questo lo fate per un'ora. Ancora. Le ripetete tantissimo, quindi una volta memorizzato, insomma, fatelo questo, metto in video per 3-4 ore, anche un giorno, una settimana, è importante che li avete assimilati bene. Da qui fino a qui dovete fare, dovete imparare a memoria queste note, chiaro? Spero che l'abbiate fatto e quindi è così, legate. Se avete fatto ad aprire la stessa cosa, solo 3 e 2 cambia a chiudere. Chiaro? Quindi abbiamo a chiudere, diciamo, la frase di prima che era questa, 2 volte 2 cerchiato, 4 e 3 sembra chiudere, 4 e 3 aprire, qua la stessa cosa ad aprire, 2 volte 2 cerchiato, 4 e 3, 4 e 3, invece di suonare però 4 e 3 a chiudere abbiamo 3 e 2, chiaro? Quindi quelle di prima erano queste. Se avete imparato quelle, abbiamo la stessa cosa tranne l'ultima nota, le ultime due note, quindi che è così. Ad aprire e a chiudere 3 e 2. Quindi abbiamo imparato a memoria questo.
Ripeteremo la stessa cosa, aprire, tranne le ultime due note che sono 3-2. E le cerchiamo di legarle queste qui ora, l'ultima nota che ho fatto ora, e sarà così. Chiaro? Lo ripetete ancora tante volte, quindi. Vi ricordo di non fare. È un'altra canzone, un'altra cosa, quindi legatissime. Questa. Molto legate le note, quindi bassissime le dita appoggiate sui tasti, quindi ancora. Vedete, non si sollevano proprio dei tasti. Basse, basse, questo dovete lavorare su questo, che è una tecnica proprio diversa, anche se potrebbe risultare molto semplice all'inizio, vabbè, che ci vuole 3 note, no. È una tecnica diversa, quindi va, è come una lingua nuova, quindi va imparata questa tecnica, così. Molti per, diciamo, svalutano questo fatto, insomma, della tecnica, quindi del modo in cui suonarla, diventa poi alla fine tutto tranne una tarantella calabrese. Questa è una tarantella semplice, ovviamente. Ancora. Ripetere 1000 volte. Chiaro? Poi vabbè, per i bassi vediamo, impariamo bene la mano destra. Andando avanti, poi è ancora la stessa cosa, sempre queste note, quindi l'ultima battuta del secondo rigo, stesse note. Ripete la stessa cosa. Quindi ripete questo blocco che ho fatto ora. Il blocco che ho fatto poco fa era questo. Ripete di nuovo questo blocco. Bene, quindi questo non è altro che una ripetizione di quello di prima. Quindi lo metto in video così ci capiamo. Quello che ho fatto ora era questo da qui. Ta 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 ta. E ripete la stessa cosa andando avanti. Uguale, c'è poco da dire perché se ripete la stessa cosa, fino a qui siamo arrivati. Perché fino a qui, che poi andando avanti, è la ripetizione di questi righi che ho fatto finora, proprio uguale, identico, quindi tutta la prima pagina fino a qui, tranne le ultime note che fanno parte della diciamo, melodia successiva della pagina nuova. Queste note alla fine ho messo la V giusto per farvi vedere. Queste non le abbiamo, diciamo, fanno parte diciamo, della frase della seconda pagina. Qui siamo arrivati fino a qua, ho seguito prima. Allora, basta imparare 2 righe e mezza, abbiamo imparato tutta la pagina fino a qui, perché è una ripetizione, uguale. Quindi, ripartendo dall'inizio, l'inizio l'abbiamo fatto con i bassi, che era così. Poi andando avanti non abbiamo messo i bassi, è questo. Di nuovo uguale. Ora basterebbe ripetere di nuovo dall'inizio, però mettendo solo i bassi anche nell'introduzione. Sono scritti i bassi, però, e quindi è fatto, è semplicissimo. Vogliamo provare a mettere i bassi? Vabbè, una volta imparato e legato, quindi se lo state facendo in un giorno solo, questo che vi ho detto ora, sicuramente, molto probabilmente farete una confusione oppure non la eseguite nel modo giusto. Ci vuole un po' di tempo per assimilare alcune cose, anche se vi sembrano semplici. Quindi ripetiamo quelle note. Dobbiamo iniziare a mettere i bassi. Facciamo solo due cerchiate così. Fate questo. Sul due cerchiato mettete accordo, basso e di nuovo l'accordo sul due cerchiato. Quindi facciamo solo le prime due note, che era questo. Le prime due. Sempre basse, non fate, quando mettete i bassi, sapete perché ci vuole tempo? Bisogna imparare prima bene la mano destra, perché se mettiamo i bassi ci perdiamo la concentrazione diciamo, sulla melodia e suoniamo un'altra cosa. Invece, interiorizzando benissimo la melodia, una settimana, diciamo, i giorni che ci vogliono, i bassi non stravolgeranno, insomma, la melodia, quindi abbiamo in mente già una melodia. Se lo fate direttamente ora, la melodia non ce l'avete in mente, suonate da poco, quindi probabilmente uscirà un pastrocchio alla fine. Quindi queste due note,
con i bassi abbiamo ovviamente questo video con i bassi lo guarderete magari tra un mese, 15 giorni, non subito ora, io lo faccio ora per comodità. Quindi è questo. Mettiamo accordo basso e 4 e 3 la stessa cosa. Quindi fare questo, su 4 e 3 e lo facciamo tante volte questo. Di nuovo. E 4 e 3 aprire. Facciamo più lento questo. 4 e 3 aprire e metteremo come abbiamo fatto le note lunghe sopra. A, D, A, A, D. Ripetiamo questo due volte, due cerchiato. Ancora. Anche lentamente fateli legate le note, quindi. Questa frase che ho fatto ora, se esce questa uscirà tutta questa prima pagina, non esce questa, non uscirà tutta questa prima pagina, quindi lavorateci veramente giorni e giorni su questo che ho fatto ora, quindi sul due cerchiato, accordo, vabbè, lo metto in video ora, l'ho già messo prima in video questo qua, vedete accordo basso e poi accordo basso e poi accordo e su 4 e 3 abbiamo ABA, ABA, chiaro? Questo dovete farlo giorni, 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 anche settimane. Prima lentissimo così, non si sentirà la tarantella calabrese qua così, lentissimo, ma dovete impararla bene così. Quindi così. Se avete difficoltà, fermatevi, diciamo, ogni volta che fate tre bassi, poi man mano li legherete, insomma. Poi. Potete anche fermarvi così all'inizio, non capisco, non è semplice, quindi fate ABA e vi fermate. Poi, sempre legate però, almeno legate a 2 a 2, intendevo, non tutto legate, quindi almeno a 2 a 2 e poi le legate a tutte, quindi 2 a 2 le legate così. Quindi 4 e 3 le legate con AB, e di nuovo 4 e 3, e 4 e 3 aprire ABA, ABA. Di nuovo questo, di nuovo questo, ancora, lo fate 1000 volte. Sempre questo, quindi. Sempre questo. E lo fate 1000 volte fino a quando usciranno da solo, quindi lentamente. Sempre questo, lentamente questo però, studiate, quindi andando avanti poi è tutto scritto, quindi sarà semplice perché è la stessa cosa da aprire questo e chiudere 3 2 ABA ABA, poi è la stessa cosa, quindi ricapitolando dall'inizio, prima i bassi premuti ABA ABA. La frase che ho fatto poco fa, posso farlo anche più lento, ad aprire 5 e 2, 4 e 3 uguale, 3 e 2 a chiudere ancora uguale, ora. Facendolo lento finisce facilmente il mantice, due cerchiate due volte, ad aprire 4 e 3, ABA, ABA, stessa cosa aprire, ancora.
po' ripete la stessa cosa, quindi due volte. Bene, per questa lezione è tutto, è durata, diciamo, mezz'ora questa lezione, insomma, è abbastanza impegnativa. Quindi abbiamo studiato insieme la prima parte della tarantella calabrese. Vi invito, insomma, a impiegarci veramente una settimana, 15 giorni, studiandola, insomma, con attenzione. Questo brano, come dicevo prima, fa parte del metodo per tarantella calabrese. Abbiamo visto la prima pagina, tranne le ultime note. Fate, memorizzate benissimo solo la mano destra, bene bene, poi magari pensate a mettere i bassi. Fate gli esercizi, insomma, i primi esercizi che già sono postati, insomma, sono in questa playlist, fino al numero 13. Ci vuole un po' di tempo, insomma, la tarantella. Beh, che c'è da dire. Per questa lezione è tutto, se avete qualche difficoltà nei commenti lo scrivete, non appena un po' di tempo vi risponderò. Ciao a tutti da Mario Carbone.